Volge al termine il progetto Le Rotonde della Salute, con 110 cartelli informativi in rotatorie e parchi provinciali, con l'obiettivo di incentivare e promuovere l'adesione allo screening del colon retto. Si tratta di un'iniziativa promossa dalla regione Emilia-Romagna e che vede una collaborazione tra ASL Parma, provincia di Parma, Fondazione Monte Parma e ARIM. L'attività di screening è propedeutica anche e soprattutto alla cura, nel senso di prevenzione, che è l'elemento fondamentale. Fondazione Monte Parma ha ritenuto di dare il proprio sostegno a questa iniziativa, a questo progetto ideato dal dottor Paolo Orsi, per andare incontro a quelle che sono le aspettative di salute della popolazione. Siamo qui ad installare sull'ennesima rotatoria una cartellonistica che deve spingere i cittadini a riflettere sul tema della prevenzione rispetto a un tumore che colpisce una larga, ampia fascia di popolazione. Prevenire è la parola d'ordine che abbiamo di fronte, prevenire lo facciamo anche con strumenti di questo tipo. Con l'installazione di questi ultimi 110 cartelloni si può dire concluso il progetto, nella speranza che possa servire a sensibilizzare i cittadini nel campo della prevenzione. Questa campagna di prevenzione ci può salvare davvero la vita. Infatti sono oltre 500 i nuovi casi di tumore del colon retto che vengono diagnosticati ogni anno nella provincia di Parma. E da quando è attivo lo screening per il tumore del colon retto, abbiamo registrato una riduzione di oltre il 30% della mortalità per questa malattia e dell'oltre il 20% per quanto riguarda l'incidenza. Ecco da qui l'importanza di aderire a questo screening che coinvolge oltre 100.000 persone nella provincia di Parma di entrambi i sessi, di età compresa tra i 50 e i 69 anni, i quali vengono invitati ad aderire a un semplicissimo test molto comodo che viene eseguito a domicilio, la ricerca del sangue occulto nelle feci, che è in grado di svelare eventuali microsanguinamenti della parte della bassa del nostro intestino e quindi consentire di diagnosticare tempestivamente lesioni che, se lasciate lì, potrebbero nel corso degli anni dar luogo alla formazione del tumore. Ecco perché sono sul campo attive tutte le iniziative tese a aumentare l'adesione a questa importantissima campagna di prevenzione completamente gratuita e cercare anche di sensibilizzare ulteriormente tutta la popolazione ad aderire a questo semplice test che ci può salvare la vita.